Nuova puntata di Tatanka senza giri di Siamo parole, pronti ancora stanchi, per capito il problema entrare legale, in chiacchiera, adesso finisco per parlare di l'ospedale, calcio, parlare di sport, insomma, adesso parlare soprattutto, finisco in questo caso, parlare soprattutto degli europei che hanno preso il via da qualche giorno e che già offrono diversi spunti di riflessione, spunti di discussione proprio in merito a quelle che sono state le prime partite disputate in Germania. Prima di partire, naturalmente, come ad ogni puntata, è doveroso ringraziare e salutare tutta la redazione, le due redazioni, Starle Match News e CalcioTime.it, che ci permettono naturalmente di essere in diretta, di chiacchierare un po'. E naturalmente vi invito a visitare il sito Starle Match News e CalcioTime proprio per restare aggiornati con tutte le notizie. Ma è arrivato il nostro Tatanka. Ciao Dario, Dario Ubre con noi. Ciao Giovanni, tutto bene? Guarda, oggi è un giorno particolare, guarda. I miei amici, come senti? I miei amici mi hanno fatto fare un getto in moto come sempre. Dovevamo andare sullo Stelvio, invece abbiamo fatto due passi, siamo in tangenziale. Guarda, ti lo mostro in diretta, guarda. Guarda, tutte le moto, guarda. Siamo nella via di ritorno, però ci siamo fermati e via, parliamo di calcio. Bello, bello. Vuole intervenire qualcuno? No, di calcio non capisce niente nessuno, solo di moto. No, lasciamoli stare, di calcio non sa niente nessuno. Allora Dario, partiamo subito dalla nazionale, ti voglio chiedere intanto tre punti fondamentali, lo avevamo detto prima, come arrivava non era importante, però ti voglio chiedere un po' il pensiero su come l'hai vista, come la giudichi. Ma guarda, per me è stata una fortuna prendere gol subito, così ci siamo svegliato e abbiamo fatto la partita, abbiamo recuperato, abbiamo ribaltato e poi siamo stati concentrati, perché se un gol lo prendevi al 70esimo poi facevi fatica, invece così abbiamo commesso subito l'errore banale all'inizio, però ci siamo svegliati subito, abbiamo recuperato, è stato meglio così, guarda, così meglio ci ha messo subito in tensione e i giocatori sono andati subito in partita. C'è qualcuno che ti è piaciuto in particolar modo? Nostri. Un po' tutti, penso abbia fatto una buona partita. Diciamo che l'Albania ha giocato per difendersi e basta. Noi abbiamo giocato la partita, abbiamo rischiato un pochino gli ultimi 20 minuti, abbiamo preso un po' di paura, però diciamo una vittoria meritata, dai, abbiamo giocato bene. Dispiace per il gol preso, e sono sempre quelle situazioni che nel calcio di oggi vuoi giocare per forza la palla dietro e si prende i gol, delle volte si prende i gol. Negli anni 90, quando facevi falli laterali, diciamo lungo la linea e basta in avanti, chiuso. Adesso vogliono fare questi passaggi orizzontali che sono pericolosi e ogni tanto prendi gol. Diciamo che Spalletti li ha un po' bacchettati. Aspetta, mi sposto perché fanno un casino della madosca questi. Eccoli qua. Dicevo, Spalletti li ha un po' bacchettati, no? Anche perché dice sì, l'idea è giusta, ma se c'è la possibilità, altrimenti lì c'era un po' di confusione, era giusto, come dici tu, andare sul semplice. Però, come detto, è il calcio moderno. Come ti dicevo prima, questa è stata una vittoria fondamentale, perché abbiamo visto Spagna-Croazia, ha vinto la Spagna, adesso te incontri la Spagna, te la puoi giocare tutti i 2-3 punti, per cui parti, non dico avvantaggiato, però hai 3 punti, la Croazia deve rimontare, l'Albania deve rimontare, Spagna e Italia sono avvantaggiate. I 3 punti sono fondamentali, quelli della prima giornata, per cui l'Italia è stata brava a vincere, doveva vincere, perché ripeto, se vuoi passare il turno con l'Albania devi vincere, per cui ha fatto quello che doveva fare, ecco. Ha giocato una buona partita per me, e niente, aspettiamoci la seconda partita con tranquillità e concentrazione. Un pensiero su Scamacca invece. Ma sai, non ha sbagliato forse un golettino, se l'è mangiato, però tutto sommato si è mosso bene, ha fatto il reparto da solo, poi ripeto è anche difficile perché, come dicevo, l'Albania giocava in 10 da quasi nella propria metà campo, se non nell'area, per cui gli spazi erano stretti e si faceva molto fatica a giocare in avanti, per cui ha fatto bene, ha creato gli spazi, ha fatto movimento e gli è mancato il gol. Allora, Poldo 16 dice: Dario, con i difensori che ci sono adesso saresti in doppia cifra anche senza allenarti. Sì. Ma sai, oggi si marca in maniera particolare, non c'è la marcatura che
oggi si marca tanto, come dico sempre, si marca con l'occhio, non si marca più col fisico e sentendo l'attaccante con le mani la maglietta. Oggi si marca guardando il difensore all'attaccante a un metro e mezzo, due metri, si marca con gli occhi, non si marca più con la maglietta. Una volta il contatto era fondamentale, no? Sì, una volta sì. E c'è una nazionale che ti è piaciuta più di tutte fino ad ma ora? Sai, mi è piaciuta molto la Germania. La Germania mi è piaciuta molto, però credo che la Scozia non è quella squadra, grande squadra, per cui sai, poi delle volte le squadre forti le vedi quando si incontrano una forte e l'altra è forte, allora vedi la bella partita qui chi è più forte. Tra Scozia e Germania ha fatto subito il gol, ha fatto il 2-0, un'espulsione, la Germania li ha massacrati, ecco. Sai, poi partite belle, ripeto, anche la stessa Inghilterra ha vinto primo tempo bene, poi secondo non mi ha entusiasmato per niente, anzi ha preso quasi paura, per cui sai, è un europeo, ripeto, ci possono essere delle sorprese, le grandi squadre sappiamo quali sono, però non si sa mai. Adesso c'è Belgio-Slovacchia, quindi sto Belgio che tanto sembra che vuole emergere ma non lo fa mai, e poi c'è la Francia invece che giocherà con l'Austria, quindi una partita alla portata della Francia, ma l'Austria è sempre una squadra ostica. Probabilmente è la squadra che tutti si aspettano, no? Dopo l'Inghilterra, la Germania che è padrona di casa, la Francia c'è la grande attesa, no? Ma sai, la Francia è una grande squadra, composta di grandi giocatori e formano un bel gruppo. Invece l'Olanda mi sembra una gran squadra con tanti talenti, però messi insieme non formano una gran squadra. Non mi fanno paura, perché non vedo tutti bravi tecnicamente, eccetera, 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 però tutti insieme non sembra una grande squadra. Mi fa più paura, ripeto, la Spagna che è giovane, però è un complesso che corre, la Germania, stessa Germania, ecco, la Germania mi è piaciuta tantissimo, anche se gioca senza punta e c'hanno Fulcre, l'attaccante centravanti che è entrato, che ha fatto gol, dovrebbe partire lui, credo, perché per me piace, c'è il punto di riferimento davanti. Intanto la Slovacchia è passata in vantaggio sul Belgio, così. Te l'ho detto, il Belgio è una squadra bella da vedere, con tante prime donne, Lukaku, De Bruyne, qua, di là, però alla fine stringi, non fa paura, non ha un gioco, non ha la cattiveria, arriva sempre là, bella, poi alla fine non vince niente. Allora, questa Italia, voglio tornare sull'Italia, perché Donnarumma si è dimostrato comunque un leader anche senza fare grandi parate, no? Ne ha fatta una all'ultimo decisiva, fortunato anche col fianco, però uno di quei giocatori che insieme a Barella hanno, secondo me, in mano la squadra come attenzione, come tensione. Credi che possa essere effettivamente una nazionale un po' sottovalutata? Secondo me è una squadra comunque che ha una sua struttura, che ha un suo carisma, poi c'è anche un bel gioco, nel senso il giro palla e quant'altro. Credi che questo essere sottovalutati potrebbe essere un'arma da giocare? Ma sai, come ti dicevo, ho sempre detto, Spalletti è bravissimo a ottenere il massimo da ogni giocatore. E ha a disposizione, sicuramente non ha a disposizione 20 campioni, certo. Non ha a disposizione, ha 20-25 mi sembra buoni giocatori. Campioni non credo, ecco, c'è qualcuno che c'è qualcosa in più, tipo Barella, Donnarumma, come dici te, però è una squadra che se gioca unita e crea un gruppo può ottenere dei grandi risultati, ecco. Viceversa, che diciamo il contrario del Belgio, non è magari forte come il Belgio, ma è più squadra, se si muovono come sanno, possono fare molto meglio del Belgio. Ci affidiamo a Spalletti a questo punto. Spalletti ha la fortuna di far dare il 100% a ogni giocatore, ha la fortuna di scegliere il gruppo che ha voluto lui, perché ha scelto lui il gruppo. Qualcuno ha lasciato a casa Rossolini, ha lasciato a casa più di qualcuno che magari noi pensavamo riportasse all'europeo. Ha fatto delle scelte, ripeto, mi auguro che siano giuste per il suo gioco e che rendano il 110% per il suo gioco. Allora, uso Spalletti per andare invece al Napoli, perché non so se hai sentito Kvara che probabilmente vuole andare anche lui, perché vuole andare a giocare in Champions. Ma guarda, io queste cose qua non le capisco. Un giocatore firma un triennale per 3 anni, sta a Napoli, dopo 6 mesi dice che vuole andare via. Io
Per me sono cose che ripeto, ecco, queste qua negli anni 90 non esistevano. Se io firmo per 3 anni ho la mentalità e la voglia di stare in una squadra per 3 anni. Non posso firmare per 3 anni e poi dopo 6 mesi cambiare, voglio andare via, voglio scappare via. Ripeto, se io in questo caso se lei delle Aurelie se lo terrei per 3 anni, perché giustamente cioè, non puoi 6 mesi fa dirmi amore a Napoli e punto in bianco adesso vuole andare via. Cioè, non sei reale, non sei onesto con te stesso, non sei onesto con i tifosi. Cioè, non è giusto comportarsi così. Esatto, a questo punto De Laurentiis in questo caso che ha detto qui si fa come diciamo noi, perché la società è che comanda, devono finirla, a questo punto c'ha ragione. Ma certo, ripeto, ecco, se non sbaglio con Osimhen se l'ho messi d'accordo, mi sembra a fine anno, guarda che prossimo anno vai via, e Osimhen ha detto ok, faccio ancora un anno, poi prossimo anno va via. Era d'accordo con la società e giustamente se vuole andare via, giusto. Ma non puoi te fare un contratto 3 anni a ottobre, poi a giugno dire che voglio andare via. È un controsenso. Non fa ancora in questo caso do ragione a De Laurentiis al 100%. Non fa ancora più strano il fatto che tutto sto casino di Lorenzo, Kvara, sta accadendo proprio quando è arrivato Conte. Sembrava... E vedi, proprio anche qua mi sembra una cosa stranissima. Nel momento in cui ti arriva l'allenatore, un allenatore vincente, un allenatore che vuole vincere, un allenatore che ti fa giocare, quello che speravano tutti, vuole andare via tutti. Mi sembra strano, guarda, non riesco a capire, o qualcuno vuole fare un po' di zizzania nel Napoli, di Loreto vuole andare via, ripeto, non ci ho capito ancora niente, aspettiamo qualche giorno per capirci di più qualcosa. Allora, intanto ti arrivano dei saluti, c'è Natalino, così come ce n'erano altri, Luisa, eccetera, ti mandano gli abbracci, quindi salutali tutti. Vi saluto tutti dalla Val Trompia, dalla Val Camonica. Ma lo sai che... La curiosità dove mi sta avvenendo, ma il capello che ti rimane così col casco? No, io nella moto, c'ho sempre la bottiglia d'acqua, perché quando mi tolgo il casco devo bagnarmeli, mi metto un po' a posto, no? Sono tutti schiacciati. È stamattina alle 8 che siamo in giro. Ah sì? Sì, ma dovevamo fare lo steglio, invece siamo partiti da Crema, siamo andati fino al Gavia, che è un altro passo, c'era la neve, ti manderò le foto, ma le metteremo. Poi dal Gavia pensavo tornavamo indietro, no, invece dal Gavia siamo andati allo Steglio, che sono 80 km, abbiamo fatto il giro, adesso siamo poi tutto un altro giro della Madonna e stiamo tornando indietro adesso e ci mancano ancora 90 km per arrivare a casa, arriveremo stasera alle 8:30, ma fregato, sono inattendibili, inaffidabili. Certo, proprio. Allora, io la pronuncio per come lo leggo, ma non so se è giusto. Luca ti saluta dalla Val Trompia. Se vai Trompia è l'altra valle, io sono Val Camonica, il lago d'Iseo, la val che va su a Edolo, l'Aprica, poi vai lo Stelvio e via via. Comunque vedo una bella giornata, quindi... No, qua sì, questa è una bella... Beh, su faceva freddo, su c'erano 11 gradi, c'era una neve, c'erano i bordi, c'erano ancora quasi 2 metri di neve, faceva paura. Su faceva freddo veramente, no, qua fa caldo, qua si sta bene, c'è un po' di venticello, si sta bene. Quindi con il... Da voi come si sta? Da voi fa caldo, Qui fa caldo. Qui ci siamo, oggi siamo... Voi siete già in vacanza ormai. Ha voglia, sì. Qua siamo sui 32 gradi oggi, quindi ha voglia. Beh, però beati voi perché c'avete anche il mare. C'è il mare, sì. Questo è vero. Ma ascolta, del gruppo quindi nessuno parla di calcio? No, sono tutti motociclisti, poi c'è qualcuno che segue il calcio ma non capiscono niente, meglio che non parlano. Sono quei famosi tifosi che non capiscono niente, guardano le TV private e sparano solo le cazzate. Non ti fanno arrabbiare, no? No. Quando parlano di calcio? No, per niente. Bello. Comunque, allora dai, oggi facciamo una puntata ridotta così ti lasciamo... No, rientrare. Vai tranquillo. Tanto sono là che siamo fermi qua, hanno già il tavolino con gli antipasti, con le cose da mangiare. Hai mangiato? Ah. No, sì. Ci stanno organizzando, non preoccuparti. Naturalmente. Allora, il ristorante Rosetta dice, ma non saluti i tuoi amici, non so chi se ti conosce. Ristorante Rosetta? Beh, c'abbiamo il capo qua, per quello... Ah, ok. Vabbè, noi li abbiamo visti prima, li abbiamo intravisti, comunque, ok. Allora, ti faccio qualche domanda perché ne ho raccolte alcune. Ce n'era una sull'Inter. Praticamente dicevano, c'è un attaccante che consiglieresti all'Inter per il prossimo anno? Ma sai, hanno preso questo Taremi che mi sembra un esterno, un mezzo attaccante, che mi sembra un buon giocatore. Sai, c'è Arnautovic che si è fatto male, però per me può servire. Abbiamo Lautaro, abbiamo Thuram. Io non romperei quell'affetto che c'è, questa triade
aggiungerei Taremi e lascerei come sta, perché le cose molte, quando le cose vanno bene molte volte toccarle e poi rovinarle, per cui c'è questa simbiosi tra tutti. Io lascerei così com'è, perché hanno fatto bene, diamogli fiducia. Allora, torno un attimino ai saluti, perché c'è Simone Berlinghieri che dice: io sono della Val Camonica, Lago di Seo. Siamo qua vicino. Portato, quindi lo salutiamo. Ciao. Insomma, ora, sì, ora mi sa che te li trovi in giro, poi se ti vengono a rincorare, ti vengono a seguire. Sì, vabbè, sono qua tangenziale, quella prima, 20 km prima di Darfur. Ah, ok. Allora, altra domanda, sempre di mercato, perché chiedono se, vabbè, forse l'avevi già risposto, sempre sull'Inter ti chiedono, visto che tu sembra che segui l'Inter da molto vicino, questo lo dice Marco, secondo te dovresti dare un consiglio unico, consiglio di mercato, un grande colpo, dove e in che reparto serve all'Inter? Ma guarda, io se dovrei fare un grande colpo lo farei un centrale difensivo veloce. No. Se devo dare un consiglio, perché l'Inter ha la Bastioni, De Vrij, Acerbi, sono centrali bravissimi, però in velocità soffrono gli attaccanti veloci, per cui prenderei un centrale veloce, per così meno se magari ti alzi, ti sbilanci un pochino, prendi i contropiedi, c'hai uno veloce a Tomori, diciamo, ti sì. Può mettere qualche pezza e ti può proteggere meglio la fase difensiva nei momenti di bisogno. Bene. L'unica pecca penso che abbia l'Inter. Allora, chiudendo con l'Inter, il blocco Inter in nazionale ha fatto bene, anzi si è probabilmente, lasciamo stare la parentesi dell'erroraccio, sì, all'inizio, ci sta. Ok, però comunque dicevamo è importante avere dei blocchi in nazionale, quello dell'Inter ti sembra affidabile? Ma sai, non è più che blocco, ma sono, è una squadra che magari sono dei giocatori che in questi ultimi periodi hanno vinto, per cui sono carichi, hanno positività. Quando vinci ti fai riesci a caricare i compagni che magari non hanno vinto niente e sono in difficoltà, per cui tu quando vinci, ci ricordiamo bene Grande Milan mi diceva sempre, ma talmente faceva le finali di Champions come fosse da parte di Coppa Italia, perché erano abituati, avevano una mentalità, e così nel piccolo, perché ripeto nel piccolo, i giocatori della Liga sono abituati a vincere spesso, se c'è qualche problemino lo risolvono sempre, per cui aiuta molto, aiuta anche il gruppo, perché vede che lavorando si ottengono risultati, e poi è un caso che ha fatto gol Frattesi, ha fatto gol Barella, per cui è il difensore. Allora, Pacordo dice: ciao Dario, da Barese ti fava Brescia perché a Brescia c'eri tu. Questa è una gran cosa, bello, fa piacere, così. Fa piacere, sai, tifosi da un'altra città sicuramente non capita tutti i giorni, sicuramente fa piacere, ma sai, più di tanti posti d'Italia mi seguivano perché ero simpatico, perché giocavo sempre nei provinciali, facevo tanti gol, ancora oggi quando giro per l'Italia me lo dicono, per cui mi fa molto piacere sicuramente. Lo vediamo. Allora, proprio mi leggo al Brescia, perché Michele ti chiede se ci sarà presto la possibilità, secondo te, di rivedere il Brescia. Ma sai, questo bisogna chiedere all'Uccellino. Io credo che Maran sicuramente è una garanzia come allenatore. L'altro anno è arrivato e rischiavano la Serie C di nuovo. È arrivato lui, e ha fatto bene, gli ha portato i playoff. Però sicuramente manca qualcosa a questa squadra, e Maran ha avuto la possibilità di allenare il Brescia per 6-8 mesi e sicuramente sa cosa manca. Se Cellino lo ascolta, gli prende i giocatori giusti, sono convinto che si può far bene. E ripeto, poi nella Serie A è difficilissimo, non si sa, però arrivare ancora ai playoff, fare un buonissimo campionato, sicuramente sì. Naturalmente lo sperano Però sai, tutti. Trovano un po' di fiducia in più, magari sperano possa arrivare qualcosa. Ma lo sai, il Brescia del Cano non era una squadra scarsa, non era nemmeno una grandissima squadra, era una squadra mediocre. Io credo che qualche giocatore che sicuramente, ripeto, saprà Maran, ripeto, il mister li vede allenare ogni giorno, vede come si muovono, come si allenano, la voglia che hanno, per cui lui sa chi potrebbe rimanere, chi potrebbe andare via, chi dovrebbe prendere, per cui se il presidente ascolta Maran e li porta i giocatori che chiede Maran, sicuramente può far bene.
Allora, questa è una bella domanda che fa Claudia ed è bella perché è una domanda molto molto simpatica e ti chiede come guarda una partita di calcio un ex calciatore nonché un grande campione come te, come guarda una partita? Ma guarda, io devo essere sincero, quando guardo le partite sono tranquillo, ripeto, simpatizzo l'Italia, se prendo il gol l'Italia non è che mi divento matto, le guardo. L'unica cosa di positivo che penso di avere, che magari mio figlio o altre persone non c'hanno, quando un giocatore sbaglia non lo infamo, perché lo capisco, perché ho sbagliato anch'io i gol, ho sbagliato interventi, ho fatto autogol, ho fatto falli stupidi, perché quando sbaglia un giocatore ho la coscienza talmente tranquilla che dico no, potrei dire qualcosa, poi dico no, vabbè, magari l'ho sbagliato anch'io quel gol là, per cui perché devo offendere un giocatore perché ho sbagliato anch'io, allora sto zitto. Però con molta tranquillità, io guardo le partite, quando vedo i bei gol sicuramente dico è stato un bel gol, un bel movimento, però quando sbagliano, siccome li ho sbagliati anch'io, gli errori li ho fatti anch'io, non mi permetterei mai di offendere un giocatore che ha fatto un errore che mai l'ho fatto anch'io, per cui, ecco. E sai, molte volte mi incazzo quando guardo altre telecronache che vedo che magari un giocatore sbaglia un gol e il telecronista gli dice no ma è impossibile, e poi magari quando giocava ne sbagliati di peggio, e quello è il brutto. Esatto. Ma se non sbaglio, c'era Roberto Baggio, aveva detto, mi sembra un anno fa, c'è gente che non faceva 10 palleggi e adesso parla di calcio come fosse... È vero. Però è così. Ti hanno mai contattato per fare commenti tecnici? No, ma sai, non sono tanto io sono abbastanza... non so, non credo di essere tanto capace in diretta a dire le cose... Non è il mio lavoro. Ok. Naturalmente quindi non sei un criticone durante le partite. No, anzi, ripeto, se posso difendo i giocatori, perché l'ho fatto, quando sbagliavo io mi giravano le scatole quando la gente, magari o i giornalisti scrivevano male, o magari i tifosi ti dicevano le cose, perché io volevo far gol, però purtroppo sbagliavo e sentite le parole da fastidio, perché te volevi far gol. E sentire un collega che ha sbagliato anche lui il gol, magari dirti delle parole perché tu sbagli il gol, è un controsenso, perché l'ho fatto anch'io. Questo è vero. Questa era, vedi che la domanda era giusta, anche perché naturalmente poi bisogna essere bravi a mettersi nei panni, no, di chi gioca in questo momento. Tu ne hai sbagliati, cioè, quindi ti trovi... Io ho vinto il campionato, non ho vinto in Coppa di Campione, ho vinto il campionato di Serie B, di Serie C, mi sono salvato diverse volte, però sono anche retrocesso, per cui ho sbagliato anch'io e mi posso capire quando una squadra retrocede, cosa vuol dire dentro al giocatore, se ci tiene, sta male, per cui certe cose le capisco. E offendere certe, molte volte sento delle offese di certi telecronisti che non mi piacciono per niente, da ex giocatori che anche loro hanno vinto ma sono anche retrocessi, per cui lo sanno benissimo cosa si prova in quelle situazioni là, e non è bello, cioè, dire delle cose a un ex collega, perché poi alla fine sono ex colleghi. Allora, Ivan, intanto lo salutiamo, Ivan Fantasia, eccolo qui, che dice sei un grande anche nel commento, e queste dirette ne sono la dimostrazione. Probabilmente, intanto ciao Ivan, ma probabilmente può essere il fatto che tu non sei proprio criticone, quindi non faresti ascolti. No, ma guarda, ce ne sono tanti, guarda, io apprezzo molto lo zio Bergomi mi piace tantissimo, perché lui è uno che dice le cose, poi ci sta, perché logicamente se un difensore sbaglia a marcare, bisogna dillo, guarda questo difensore in questo momento ha sbagliato la posizione, ha sbagliato la posizione del corpo, ci sta, perché gli errori li fanno tutti, però attaccarlo, no, non è capace di difendere, questo, cioè, sono due cose completamente diverse, è la stessa frase, però detta in maniera diversa, che da una parte ti accorgi che ha sbagliato la posizione, ha girato male, dall'altra dicendogli scarso così è un'offesa, per cui puoi dire la stessa cosa, tra parentesi, ma detta in maniera diversa. C'è più che altro, tu ne fai quasi una Ivan è un grande, guarda, dobbiamo dire che Ivan è un grande, lui di calcio se ne intende tantissimo, e anzi potrebbe fare l'allenatore Ivan, perché ci ho parlato di calcio con lui un paio di volte, se ne intende veramente tanto di calcio, potrebbe fare l'allenatore. Detto da te Ivan, vedi che inizia a pensarci seriamente. Ci caccia via subito.
Comunque è vero il fatto che è bello quando il commento tecnico è fatto come hai detto tu, no? Che spiega il movimento piuttosto che altro, che può essere anche un insegnamento, no? Per i ragazzi che guardano, piuttosto che fare la critica sterile, Ma no? sai, io per quello apprezzo tantissimo, mi piace tantissimo quando c'è lo zio Bergomi, perché lui, in confronto a Caressa, ecco, vedi, già Caressa è uno che Caressa è non mi piace per più niente. Perché spettacolare. lo zio quando c'è l'errore te lo spiega, ti dice dove il giocatore ha sbagliato e è possibile sbagliare, però ti dice dove ha sbagliato e perché ha sbagliato. Invece Caressa è già uno che delle volte ci va giù e secondo me Caressa è uno di quelli che non fa 15 palleggi, minimo. Vabbè, attenzione, stiamo parlando dello zio che sicuramente può parlarne di calcio, cioè ha una Appunto, carriera che parla per sé. ma per il fatto che lui non si permette di dire le cose che potrebbe dire perché è un campione del mondo, è talmente una persona onesta, una persona umile, così che non, cioè, è il modo suo di pensare il calcio, per cui invece ci sono altri che magari non hanno mai giocato a calcio, non sanno giocare a calcio, però criticano come si marca, gli errori, è quello che non è bello. Infatti, vabbè, è anche la persona, no, dello zio. Intanto Ivan dice che lo prendi in giro. Vabbè, e ci capiamo subito. Allora, Dario, prima di liberarti, perché c'è il gruppo che ti aspetta, io lo so, anzi, sei stato straordinario, però posso dire No, che sono là che stanno facendo l'aperitivo, lo so, già tranquillo, non preoccuparti, loro ma sai sono già a che posto. posso dirti che è proprio bella questa diretta dall'esterno, proprio No, molto bella. guarda, guarda, te li mostro, guarda. Sono Vediamo. già là, guarda, aspetta, sto li mostro, guarda. Sto li mostro. Eccoli qua. No, vabbè. Vedi, guarda, questi Chiudiamoli. qua sono. Guarda. Ah, che belli. Vedi? Sono proprio tutti rilassati, Guarda, queste sono tutte la banda delle moto, le vedi, le moto? No, lo scooter del barista. Lo scooter del barista. È il più scarso andare in moto. Vedi. Ma Intanto qua si può a solo. parte scherzi, lo scooter del barista, non fa parte di noi. Non Non lo rimane portiamo con abbastanza noi, quindi sono lo indietro. scooter. Bellissimo, bello, però una bella atmosfera. Ed è molto. C'è qualche ex compagno che ti sei ritrovato in moto qualche volta? No, no, in moto no. Ah sì, no. In moto Pensavo no. che niente, No, pensavo che. ma sai, moto, cioè quando giochi a calcio difficilmente potevi andare in moto, non ci poteva andare in moto quando giocavi a calcio. No, Per cui una no, volta. era vietato, sì. Una volta, penso che Una ora volta non era esiste vietato. Vabbè, adesso fanno tutto, adesso vanno anche a sciare, se è per quello. esatto. Quindi rientri io adesso, quindi Sì, altri sì, sì. 90 km Ma ci abbiamo ancora un'oretta buona di strada. va bene. Dai, vatti a fare l'aperitivo, fallo per tutti. I ragazzi di Scarsena al Milano dicono che arrivano anche loro per l'aperitivo, non so se ce la faranno. Dai, li saluto tanto. E vediamo un po' come fare. Buon rientro allora e Grazie buona, buon mille, solo saluti a per tutti e ci vediamo giovedì. giovedì, così parliamo del pre-gara, no? Pre Perché Italia, speriamo bene, dai. giochiamo con la Spagna. Ok, Saluto a un tutti. saluto dalla Val Camonica. Bene, che bello. Ciao Mi fa fare un Giovanni, saluto ciao a generale a tutti. Ciao tutti? Ci fanno un saluto generale a tutti quanti, un bel a boato. tutti da Val Camonica, ragazzi. Fallo fare anche ai motociclisti un bel saluto, Oh, così si vede. salutate dalla Val Camonica. Vedi? Ciao! Perfetto, mi sembra Sì. modo giusto di chiudere. Buon aperitivo, buon Ciao rientro, Giovanni, ciao Dario, grazie mille. grazie. Ciao a Ciao. giovedì. Ci vediamo tutti giovedì alle 18 con Tatanka insieme a